Ecco qua ragazzi, mio risotto ai funghi e taleggio. Amici di Mio Viaggio nel Mondo, questa sera Davide ci preparerà un piatto che ha avuto origine in Veneto. Quale sarà questo piatto? Scopriamolo insieme. Allora, come prima cosa potete già vedere gli ingredienti principali, sono proprio i funghi, un risotto. Quindi risotto ai funghi e poi c'è un ingrediente segreto. Ovviamente non è segreto perché poi uscirà fuori. E quindi stiamo parlando del taleggio. Andiamo a vedere tutto il procedimento perché come prima cosa dobbiamo fare il brodo, perché è importante. Andiamo. Ora che stai facendo? Adesso sto preparando il brodo. Come si siedono la cipolla, la carota. Ovviamente ho messo lo scalogno perché a me piace di più, perché il sapore è più forte. Pomodorini anche ho messo. Aspettiamo che si cuoce, perché con il brodo andremo a cuocere il riso. Devo precisare che non sono i funghi porcini, perché ovviamente non siamo riusciti a trovarli, che peccato, e non è facile trovarli. Abbiamo usato dei funghi champignon. Vale, adesso stiamo tagliando a fettine tutti i funghi, perché adesso li saltiamo un po' in padella con un po' di olio e prezzemolo. Chef, guardate con quanta precisione taglia i funghi a fettine sottili. Un'altra cosa che voglio fare è, per rafforzare il nostro brodo, gli metto anche dei dadi di brodo, un dado di brodo star ai funghi porcini, per la giusta marcia in più. Adesso aggiungiamo un filo d'olio. Mamma mia, che buoni! Ne abbiamo fatti un po' troppi, ma va bene. E infatti, tanto... Davide, quante persone devono mangiare? Siamo solo io e te oggi. Ehi, allora, io per 30 e tu per 50. Allora. No, forse il contrario. Buttiamo. Quante persone mangeranno oggi? C'è un problema con le porzioni io. Poi ci mettiamo un po' di prezzemolo, ok? Mettiamo un pizzico di sale, non esagerate perché già il brodo è salato. Un pizzico di sale qui e andremo a chiudere con un altro po' di sale in cottura quando facciamo il riso, quindi non esageriamo, perché più mettiamo sale più diventa salato. Giriamo un poco, ecco qua, ecco qua. E adesso che stai facendo? Sto tagliando un po' lo scalogno per dopo, che devo prima friggere lo scalogno e poi c'è la tostatura del riso, che è la parte più importante del risotto. A che punto sono i funghi? Li sto finendo di cuocere. Non mi fare innamorare una donna. Solo così vi possono amare le donne, ragazzi, ricordatelo. Quando faremo una provina in cucina? Vediamo se è cotto. Momento dell'assaggio. Vediamo. Buono? Ok, mettiamo da parte i funghi, che ci serviranno per dopo. Ragazzi, abbiamo messo un filo d'olio e facciamo la parte più importante. Iniziamo a rosolare un pochettino la cipolla, deve diventare un po' dorata. E poi ci buttiamo all'interno il riso, che deve cuocere, diciamo, non già con il brodo, ma deve iniziare a tostare. Mettiamo la cipolla, ecco qua. Sempre per 10 persone, sempre. Mi piace abbondare. Ecco qua. Poi procediamo per la tostatura. Facciamo tostare. Il brodo deve essere sempre caldo, quindi sarà il brodo proprio a cuocere il riso. Mettiamo il vino. Ecco. Dai. Il vino. Che buono. Ecco qua. Adesso facciamo asciugare un po' il vino. Appena asciugato, iniziamo subito a mettere un po' il brodo. Ecco qua. Ragazzi, come dicevo, il brodo deve essere sempre caldo, come ho detto prima, per non fargli fare questo sbalzo termico, perché sennò poi dopo non va bene. Gli mettiamo un po' il brodo, un poco alla volta, non tutto, un poco alla volta sempre, ragazzi. Non riesco a riprendere con questo profumo. Il brodo, un poco alla volta. Qua. Un poco alla volta. Comunque, un'altra cosa importante della tostatura è proprio perché praticamente va a far sì che il nostro risotto non diventa colloso, cioè diventa tutto un pastocchio. Buttiamoci un po' di prezzemolo, così gli diamo ancora più sapore. Una spolveratina di prezzemolo e un po' di brodo, perché e brodo si deve ancora fin di cuocere. Un po' di funghi, ecco qua. Abbiamo messo solo i funghi per il momento. Mettiamo il taleggio. Il taleggio. Mescoliamo. Facciamo sciogliere il formaggio. Il taleggio. Il taleggio.
un primo piano del risotto ai funghi di Davide. Vai, guarda il formaggio come sta unendo il tutto con questa crema che si sta facendo. Mettiamoci anche un po' di parmigiano, ecco qua. Che odore. Mamma mia, non vedo l'ora di provarlo. Momento dell'impiattamento. Mamma mia, mamma mia. Ecco qua ragazzi, il mio risotto ai funghi e taleggio. Chissà come sarà, chissà come sarà. Mamma mia, che bontà. Valeria, è pronto? Bellissimo. Ti piace? Hai fatto anche il piattamento. Ti piace? Bellissimo, sembra buono già dall'aspetto. Dai, proviamo con l'assaggio, vai. Che fame. Vai, com'è? Dai, assaggia. Com'è? Mamma mia, buonissimo. Meglio del ristorante. Sì. La proviamo. Sente molto il sapore dei funghi, del taleggio, sì. Il prezzemolo, eccezionale. Fatto che non potete sentire il sapore, perché è davvero buonissimo. Troppi vero? Complimenti mi fai. E beh, così. Tu cosa mi dici? Come fare a innamorare una donna, ragazzi? Mi raccomando. Cucinate anche voi le vostre donne. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.